Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare mi voglio scusare con voi per la mosceria di questo video, ma ero troppo stanco, ma l'ho voluto fare lo stesso per voi. Quindi ragazzi, supportatelo lo stesso questo video e guardatelo tutto. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi, sono Ildan e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo ritornati su Dragon Ball Z Dokkan Battle, finalmente dopo tanto tempo. E alcuni di voi me l'ha chiesto talmente tante volte: quando lo porti? L'ho portato, eccolo qui ragazzi. A parte gli scherzi ragazzi, non lo porto spesso perché vedo che non lo guardate molto Dokkan, diciamo la verità, e quindi lo porterò, ma lo porterò poco. Quindi una volta ogni tanto lo porto ragazzi, ve lo dico già da adesso. E quindi ragazzi, prima di iniziare vi invito ad iscrivervi se non l'avete fatto, commentate, condividete, mettete un bel pollicione e se volete un cuoricino, un bel hashtag Dokkan. Ok ragazzi, prima di iniziare prendiamoci una bella carica, una bella carichissima. Carichissima, ma non si può dire, va bene. Io qui ho un SSR garantito, quindi prima di iniziare di fare il torneo facciamo un bel SSR garantito. Io sinceramente non pretendo niente perché tanto la mia spiga è talmente alta che non uscirà quello che vorrei, quindi quello che esce mi accontento. Allora 2 3 4 5 6 penso erano. Vai, release Super Saiyan, release dorato. Non mi piace il dorato, dai, vediamo che esce. Terzo. Ma dai, ragazzi, non è male. Avrei detto che mi accontento, ma con un Super Saiyan di terzo livello mi dai questo bu? Vabbè, dai, mi accontento. Anche se volevo un terzo livello migliore. Vabbè, dai, su. Ci accontentiamo oggi proprio. Non riesco a parlare. Andiamo, va. Eccoci qua ragazzi, abbiamo scelto il team, volevo prendermi Broly LR, però sono stato ben 5 minuti a cercarlo, non è uscito manco mezzo, quindi almeno nei quarti faremo senza Broly. Allora, io vorrei provarlo col team Tech, ragazzi, team Tech, se riuscite fatelo, perché in futuro vi servirà tanto un team Tech abbastanza forte. Quindi oltre che a fare il torneo, oltre che altri aggiornamenti degli eventi che si sono che sono usciti ultimamente, vi sto anche aggiornando per in futuro evento che servirà un team Tech abbastanza potente. Io sono abbastanza fortunato ad avere già Goku terzo livello, Gogeta e Goku LR insieme alla caramella. Ragazzi, farmatevi la caramella, avete tempo fino al 15 di novembre, avete 2 giorni ragazzi. Esce con una meraviglia, ha un drop non al 100%, ma ha un bel drop. Farmatelo ragazzi, è una bella carta, farmatela perché veramente serve. Ehi, bonus change, perché poteva uscire in finale, era meglio, però vabbè. Quindi questa ce la facciamo una bella passeggiata, penso che non avremo problemi. Quindi faremo una cosa molto molto veloce ragazzi, perché raga, registrare i tornei non è il massimo, perché alla fine non è che vedete chissà che. Quindi niente, facciamo una cosa veloce. Aggiornamenti. Allora, gli aggiornamenti sono usciti un bel po' di eventi, specialmente quello che stavo dicendo prima della caramella di Vegito. Conoscete tutti questa caramella che avete visto tutti l'anime. Ragazzi, questa carta è ottima perché è un bel buffer, abbastanza buffer, perché mo la vediamo insieme. Allora, l'unica pecca di questa carta è gli HP, sono veramente bassissimi, bassissimi proprio. Infatti full ability avrà, se non erro, 8000, quindi non è niente di che. L'attacco arriverà a più di 10.000 e la difesa mi pare sugli 8.000, se non ricordo, perché ho visto su YouTube cazzi e marci, ho visto, e devo dire la verità, questa carta è bellissima, non dalle statistiche ragazzi, ma
dalla passiva. Allora, a parte che abbiamo una SA che fa supremi danni e in più ha una probabilità di stunnare, quindi questo è già tanto, ragazzi. Ma la passiva è come quella di Gogeta e Goku di quarto livello e Vegeta, però non contrattacca ma schiva e basta, quindi attacchi normali, super SA, schiva e basta, quindi è come se abbiamo l'evasione, ragazzi, l'evasione come passiva, e quindi abbiamo un'alta alta probabilità che evade qualsiasi cosa, attacchi e super attacchi. Quindi infatti se lo prendete, ragazzi, prendetela, ragazzi, veramente è ottima, un buon tank, chiamiamolo così, perché alla fine se evade è un tank, e uppatelo di evasione al massimo, ragazzi, al massimo col critico. In più abbiamo delle passive, delle link skill, scusate, veramente buone. Abbiamo shocking speed, quindi più 2 key, abbiamo l'over in flash, oggi proprio non c'ho proprio le parole, ragazzi, over in a flash, key più 3, abbiamo, mi pare, line fighter, quindi è ottimo, il supreme power, idem, quindi 1000 attacco, 1000 di difesa, quindi abbiamo anche l'active penetration, quindi è ottimo, ragazzi. L'unica cosa inutile qua a mezzo mi pare il more tat meat, che dà 300 d'attacco ma solamente mi pare tra buongiorno, e tutti fusion praticamente, quelli nuovi, che adesso parleremo anche di questi, e praticamente anche Mighty Mask, quindi cose inutili che non utilizzeremo. Quindi ragazzi, farmatela questa caramella e noi intanto andiamo avanti, perché abbiamo perso veramente tanto tempo a parlare. Allora, dobbiamo massacrare questo, andiamo, massacriamolo e basta. E niente, ragazzi, questo che vi volevo dire. In più farmatelo, in più c'è un altro evento di Dragon Ball Heroes, quindi abbiamo tutte le fusioni del gioco. Chi non lo conosce lo guarda su YouTube, ragazzi, è un gioco del 3DS, ottimo per... guardate come ha evaso, tranquillamente, dicevo, è un bel gioco, quindi guardatelo se vi piace. Però dicevo, quell'evento è tratto da questo gioco, praticamente ci sono due personaggi che penso che sia proprio quel gioco lì, perché io non ci ho giocato sinceramente ancora. Io qua ci sto prendendo gli schiaffi perché sto parlando, e niente, ragazzi, quell'evento sinceramente io lo volevo farmare, devo essere sincero, avevo tempo, però ha un drop veramente bassissimo. Io avrò speso 500 stamina, mi è uscito solamente uno, quello AGL. E li volevo farmare magari in futuro per qualcosa, perché al momento non mi serviva, però sono carte gratis, free to play, buttatele via. E quindi non lo so, ragazzi, io per quell'evento non so proprio che dire, al momento inutile, perché devi avere una fortuna spacciata. Però se uscite, ragazzi, provatelo a farmare, anche perché sono carte buone, è di la verità, però se non escono è inutile proprio al 100%. Allora, stiamo chiacchierando un po' troppo, c'è un bel po' di tempo passato. Allora, mettiamo la nostra caramellina a tankare, tra virgolette, vediamo se evade, perché abbiamo già messo un po' di evasion, però io le orbe non ce l'ho, perché l'ho buttate tutte su quel cavolo di Goku dell'R, perché mi ha fatto venire l'ernia raga, non mi fa di parole brutte. Allora, non ha fatto la passiva, pazienza, non può sempre vincere, non può sempre toccare. Allora, il nostro Gogeta dovrebbe massacrare questo Int, anche se Int perde contro il Tech, però dovrebbe fare abbastanza danni da buttarlo giù. Sì, ma noi stiamo perdendo troppo tempo. Va bene, prendiamo un po' di punti, anche se lo volevo in finale questo qua, ma va benissimo. Dai, una cosa veloce, anche perché questo torneo è noioso, ragazzi. Questo torneo io non lo voglio, sinceramente ho notato che i tornei sono noiosi da registrare.
però sinceramente l'ho voluto registrare per darvi queste notizie. Lo ripeto, la caramella ve lo consiglio a priori, ragazzi, farmatela, avete tempo 2 giorni da partire da oggi, avete 2 giorni da farmare, farmatela. Ha un drop non altissimo, non è manco bassissimo, penso che avrà sulle 60% di drop in più. A volte nello stage compare proprio lui e dovrebbe avere, sì e no, l'80-90, perché a me è sempre uscito, devo dire la verità, però una volta sola non è uscito, quindi ha una bassissima probabilità che non esca e anche una bassissima probabilità che esca lui nello stage. Però ragazzi, farmatelo, fatelo full ability se potete. In primis aumentate l'SA ovviamente, perché è quella più difficile e lunga da fare, ma farmatelo, ragazzi, farmatelo, ve lo consiglio proprio. Allora, abbiamo quasi completato finalmente, perché io mi sto stufando, devo essere sincero, perché io quando gioco devo essere concentrato, specialmente un torneo, ragazzi, perché il torneo non è una bazzeccola, però voglio dire, non è una cosa che si può fare mentre chiacchierare, ovviamente. Vabbè, dai, su, dai, Egoan, ammazzacra tua mamma, buttala via tua mamma da giovane, anche se me la butterei più di tanto. Vabbè, dai, boom, perfetto. E noi partiamo nella fase avanti. Eccoci qua, ragazzi, siamo nelle semifinali e sinceramente mi sono ricordato di dire altre 2 novità. E la prima è che è uscito veramente da un bel po', però visto che non faccio video di Dokkan da un bel po', è normale che io dico che è uscito. E il nuovo LR, quello di Black Goku insieme a Zamasu. Io sinceramente, devo essere sincero, ecco, ce l'ho come amico, infatti ve lo faccio vedere. L'immagine è stupenda, non posso dire nulla, ma l'immagine è stupenda anche la SA come effetto. Abbiamo una bella leader skill, quindi per i tech 3 key più il 90% di tutte le statistiche, non è per niente male, non è ammazzato, ma manco le statistiche non sono nemmeno basse. Abbiamo la SA che aumenta la difesa del per 30% per 3 turni a noi, in più le link skill sinceramente non mi fanno impazzire, tranne il Preparer for Battle, che è il key 2 per la maggior parte dei personaggi che usiamo. Non mi fa impazzire questo personaggio, ma non è per niente brutto, parliamoci chiaro, non è per niente brutto da utilizzare. Allora, che faccio qua? Niente, che faccio? Questo qua che faceva? Change i purple? Noi ce l'abbiamo i purple, ragazzi, facciamo una cosa veloce. Allora, purple è quelli qua, perfetto. Tanto il nostro Goku fa una bella SA come Cristo comanda, anche lui dovrebbe farla. No, per poco, vabbè, non fa niente. E quindi questo Black Goku insieme a Zamasu LR, mi piace solamente le animazioni e la fan art, chiamiamola così. Non è una fan art, però è l'arte, chiamiamola l'arte. È bellissima, devo dire la verità, è bella, però non mi fa impazzire come carta. La seconda che vi volevo dire è, sicuramente molti di voi sta facendo questo torneo sicuramente inizialmente per quel bel caro Vegito LR, sì, LR, buongiorno, Vegito SSR AGL. Vi posso assicurare che è il miglior in ammo dei personaggi che vi danno da torneo. Non ve lo posso, vi posso assicurare che è il migliore. Però ragazzi, se siete alti più di me, più o meno come me, oppure leggermente, cioè come vi pare, vi posso assicurare che non mi ci butterei tutto questo tempo per prenderlo, devo essere sincero. Io spero di campare perché ho paura di morire. Non lo so perché sento questa sensazione. E quindi ragazzi, se voi fate il torneo specificamente per quello e siete abbastanza alti, o almeno avete già un team AGL
che già è buono, che avete Goku e Vegeta di quarto livello, Vegito, eccetera, eccetera. Non ci sprecate troppo tempo. Magari fate solamente le quest per poter prendervi, che ne so, Pikayo, buongiorno. Oggi non so proprio che dire. Gli Elder Kai, eccetera, eccetera. Quello fatelo tranquillamente. Ok, io ho fatto una grandissima cavolata perché quel cavolo di Junior LR non lo butterò giù in questo modo. E vediamo se riusciamo a vedere una SA. Sì, forse riusciamo a vedere una SA di questo LR, così ve lo vedete anche voi. Questa è la prima, non è quella completa, ma è sempre bello da vedere. Vediamola. Allora, i due. Vabbè, come l'anime. Io ho sempre visto l'ultima, quindi è molto più bella l'ultima. Oh, ancora vive. Mannaggia la miseria. Oh, secondo me hanno aumentato la difficoltà, i danni, la resistenza. Sì, vabbè, 3x30, tutto al massimo. Ma non ho mai avuto tutta questa difficoltà, Forse forzerà il team. Dai, muori, basta, non ce la faccio più. Muori. Mamma mia. Anche perché questo team Tech soffre se non hai la leader, il secondo leader, amico leader, quindi per quello che non dovrei utilizzarlo. Però andiamo in finale finalmente. E andiamo in finale con Broly LR finalmente. Li faremo secchi con una botta, spero. Spero. Perché in per 30 ragazzi, in difficoltà per 30, non bisogna mai cantare vittoria. Mai, mai ragazzi, perché veramente ti potrebbe capitare tante cose. Che ne so, una SA già al primo turno. E può capitare anche un bel Broly al primo turno. Quindi ragazzi, io la voglio finire più velocemente possibile. Quindi Ghost Usher, ragazzi, la finiamo perché veramente sta durando troppo questo video. E Puar. Quindi ragazzi, non vogliatemene male, ma basta. Adesso mi apro veramente. Ma non ce la facciamo nemmeno, mi sa. Voi vedete che non ce la facciamo nemmeno. Prendiamo questi verdi. Così ce la facciamo. Andiamo qua. Sì. Ok, la finiamo, la finiamo. Mi sta un po' venire. Il Greek, Può essere. Dai, su, Broly. Una roba veloce, una roba veloce, dai. Finiamo questo video perché 15-20 minuti di torneo è una cosa che veramente non si può fare, Dai, dai, falli fuori tutti, bravo di papà. Ecco qua. No, chi è che è rimasto vivo? Dice, vabbè, la GL. Non posso dire niente, la GL normale che rimane vivo. Quindi ragazzi, abbiamo fatto una finale in 4x48, l'ho dovuto fare, ho dovuto utilizzare quei due item. Va bene ragazzi, abbiamo fatto questo torneo lunghissimo, devo essere sincero, sì, è vero, è stato molto lungo. Mi dispiace ragazzi, non volevo farlo diventare troppo lungo questo video, ma dai, siamo stati un po' insieme, abbiamo parlato un po' di tutto. Quindi ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video, vi invito ancora ad iscrivervi se non l'avete fatto, quindi mettete mi piace, commentate, bla bla bla, e un bel cuoricino se volete, un bel cuoricino o un bel hashtag Dokkan, cioè non ci sto più capendo niente, quindi noi ci vediamo nel prossimo video!